applauso inutile, ma non si vede ancora. Lo so, l'entusiasmo per il nostro ospite Filippa, che però ancora non si era inquadrato, capito? L'avete fatto a me, l'avete sprecato. A 2 anni di distanza del suo ultimo successo cinematografico, sì. Torna il 18 dicembre nelle sale con il suo nuovo film, Io e Marilyn, e qui con noi Leonardo Pieraccioni. E pensa che ancora non è uscito il film. E lo sai perché stanno facendo questo applauso sulla fiducia? No, appunto. Perché questa sarà l'intervista più bella degli ultimi 150 anni. Minimo. Ma ne sono certo. Io tra l'altro stavo per non venire, eh? Ma davvero? Stavo per non venire perché c'era l'inaugurazione degli ultimi 64 metri della Fippi lì, Firenze Pisa Livorno. Per cui ho detto non posso venire. Poi hanno insistito tanto, ma soprattutto non sono venuto tanto per te, so, quanto per questo pubblico. Che bugiardo. Che bugiardo. Un vecchio attore. Ma è una cosa da. Ma spettacolo! Io! Leonardo! Leonardo! Ma non cadete nella trappola! Non cadete nella trappola! Devo dire la verità, sì. Ce ne sono 4 o 5, li ho visti anche nel pubblico del Grande Fratello, sì. Se devo dire la verità. Cioè il signore guarda con le braccia concerte, sì, sì. Sai cos'è? Li mandano qua a espiare, poi può chi darsi, è? Allora, io dunque, il 18 dicembre uscirà il suo nuovo film Io e Marilyn, ma io vorrei subito davvero confessare il motivo per cui poi sono particolarmente felice che tu sia qua, perché insomma, come tu sai. Io me l'aspetto, guarda, ho capito che l'hai presa larga, ma ora c'è la botta, Tu sai, sicuramente. Ma sto dicendo una cosa sincera. Ma l'avete avvicinata questa seggiolina o sono allungato io? Perché l'altra volta ero molto più comodo. Ora mi sembra un po' in. No, ma stai tranquillo. Voglio dire, io, insomma, ti ho sempre giudicato male, no? Aspetta, te lo sto dicendo. Fate così, io non ho mai avuto onestamente la giusta considerazione del tuo lavoro, insomma io sono sempre stato. Ma stai facendo una brutta figura. Sono sempre stato presuntuoso, ho avuto una pessima opinione di te, devo dire anche alcuni dei miei autori in questo programma, cioè quelli che ti hanno invitato, proprio una pessima. Poi ho visto questo film e mi sono dovuto ricredere, non tanto sull'artista perché su quello la mia idea è sempre stata molto buona, quanto sull'uomo. Cioè io ho sempre pensato che tu facessi film per baciare le protagoniste e invece questa volta non la baci. È vero. E io ho detto guarda allora. Da una parte però mi sono molto preoccupato, sì. Perché siccome gli altri film sono andati particolarmente bene e non ti erano piaciuti, sta a vedere, gli è piaciuto questo, ci va solamente lui e la sua famiglia. No, ma io non ho detto che gli altri film mi erano piaciuti. Ho capito. Io parlavo di te come uomo. Qui, guarda, non ho potuto baciare la protagonista certo. Perché è la grande Marilyn Monroe. Hai sentito come te l'ho detto? Ma ormai siccome durante le prove ho sentito che ci avete anche il traduttore, sì. L'ultimo pezzetto di intervista la posso fare in inglese o in francese col traduttore, che è il mio sogno. Certo. Anche perché si parla di Marilyn Monroe, certo, per cui sì. Un film più international. Ma anche adesso forse, Paolo è. Lo va in francese o in inglese? Scusa, cosa ha detto? No, è andato al Grande Fratello, anche lui fa. No, sta andando c'ha il duplex con il Grande Fratello. Sì, allora facciamo questo tentativo. Dunque, un film che segna davvero proprio una svolta. Ma no? Sai, guarda, è la prima volta che affronto il genere fantasy. Ma diciamo anche una cosa, che da adolescente diventi adulto questa volta, perché c'è un ruolo che. Beh, sì, c'ho una figlia, una famiglia, di 14-15 anni. Nel film, chiaramente, sì. E si racconta anche una sottotraccia di questo film, che è la storia di una seduta spiritica. Sì. Io, Massimo Ceccherini e Luca Laurenti nel film sono una coppia gay di fatto. Mi sembrava. L'hai visto? Ma sì. Guarda che proprio si sono innamorati, sì, secondo sì, me, sì, perché sì, si sì, sentono. Sì, continuano anche a frequentarsi di nascosto alla moglie di Laurenti, una cosa tremenda proprio. Si mandano dei fuori onda incredibili tra loro due. È la storia di una seduta spiritica, si chiama Marilyn Monroe.
quante volte l'abbiamo fatto, da Borracciati, da Vinazzati, non è mai arrivato il fantasma che abbiamo chiamato. E invece è un film divertente e comico. Perché arriva Mary Monroe. Arriva veramente e racconta lei, sì, che non ha fatto altro dalla sua morte che accompagnare tutte le... per forza, di andare in continuazione in laddove tournée, la chiamava. Racconta che anche James Dean, Ollio, ha fatto la stessa. Staglio se lo so scordati. Sì, perché poi vengono chiamati sempre gli stessi, Gandhi, Elvis, Merlin. Brava. E cosa fa? Non fa altro che appassionarsi, sì, alla storia di colui che l'ha chiamata con il cuore. E la mia storia è quella di avere una ex moglie che è scappata con un domatore di circo interpretato magistralmente da Biagio Izzo, una figlia di 15 anni dove si vuole raccontare anche nel film le mitiche e famose famiglie allargate, ecco, ormai sdoganatissime. Certo, una famiglia allargata di cui tu onestamente non sai niente però. Io, tu, Leonardo... Essendo single, sì, tu. No, io non so niente, è però... È come se un prete parlasse di sesso, cioè non sai niente. No, sotto questo punto di vista diciamo che l'argomento credo che sia abbastanza fruibile e fruito da Ma tu di famiglia non sai nulla. No, io non so nulla perché ho una famiglia, cioè provengo dai miei papà e la mia mamma che sono stati insieme... No, non sei sposato. 40 anni, non sono sposato. Né ci pensi. No, ma ci penso, a voglia, ci penso. Ci pensi e non lo fai però. Diciamo che non ci penso 24 ore su 24, però sì, ci penso assolutamente. Adesso c'ho anche un cane, te l'ho raccontato prima. Adesso c'ho anche un cane. Ragazzi, ha un cagnolino. Il passo è breve. Te l'ha fatto comprare lei? Ma anche morso. Te l'ha fatto comprare lei? Eh? Lei te l'ha fatto comprare? Sì, me l'ha fatto comprare. Allora è fatta. È fatta. Sai che dopo il cane è fatta, eh? Cioè, sposo il cane, che vuol dire? O il cane o lei? No, speriamo lei, mi auguro assolutamente lei. Però sai, è un argomento... No, ma non interessa adesso. Non interessa. Salvatemi ora, perché lui vuole entrare. Ma che, capito? Mi importa? Da quanto hai preso una botta di Barbara D'Urso? Adesso, quando le pigli la botta di Barbara D'Urso? No, voglio solo sapere, ma siccome l'altra volta mi hai fatto tutta la testa così con la lavatrice, che dovevi sposarti, poi non ti sei sposato, avevi imparato a fare i panni. Da quanto stai insieme a lei? 2 anni. 2 anni, quindi da dopo la lavatrice? Eh? Dopo la lavatrice? Dopo la lavatrice, con la lavatrice ci sto da 4 e mezzo. 4 e mezzo, delle centrifughe. Senti, meravigliose. Parliamo allora... E non c'è un sotto. Sì, sì. Una sottotraccia. Sottotesto, sì. Pecoreccia. Scusa, e il cane che razza è questo cane? Il cane è uno spitz della. Credo, è uno spitz. Cioè, è un. Praticamente è un portachiavi peloso. Capito? Un portachiavi peloso. Ma che razza è? Spitz della Birmania. Un tuffatore, che è? 3 volte ti dico, spitz, valla a cercare su internet. Spitz della Birmania. Sì, no, esiste. Ma no, sì, dai, su, Lorenzo, esiste. Leonardo. Non mi chiamo Lorenzo, Leonardo. Mi sei sbagliato con qualche ma sto pensando allo spitz, scusa, hai ragione, ho sbagliato. No, è un canino piccolino, va a pile, credo. Ah, e come scusa, e come l'hai chiamato? Come l'hai chiamato? Il suo nome... No, come l'hai chiamato? No, il suo nome è Arnolfo, però Arnolfo mi faceva troppo ridere. Ma non si chiama Arnolfo! Leonardo! Io in una botta di egocentrismo totale l'ho chiamato Chuck. Ma bravo, vedi il regista? Bravo Pieraccioni! Allora... Il prossimo lo chiamerò Azione! Che bello! Allora, Leonardo Pieraccioni nel film appunto interpreta la parte di questo padre che cerca di recuperare la ex moglie, un padre di una ragazza di quasi 15 anni e quindi con tutti i patemi del padre con la figlia femmina che inizia a uscire, i fidanzati, i motorini, forse, le cose tremende. Non voglio neanche pensarci. E c'è evidentemente una paternità inespressa che ha solo bisogno. Hai un figlio? Ho un figlio. Di sì, quant'anni? Smettila. Allora, non si parla delle cose private. Guardiamo questo RVM, come si dice, o meglio, questa scena del film, come dicono loro che sono registi. Molto divertente, tra molto l'altro, divertente. Che esce il 18 di dicembre. No, incredibilmente molto divertente. Incredibilmente molto divertente. Senti, io sono il babbo di Martina, per cui certe decisioni le dobbiamo prendere io e la mamma. Oh, lo tengono tutti alla sua età. E poi che re, che vuoi fare il papà premuroso che non ti si vede mai, sì? Oh, Posillipo, io sono il babbo e fai babbo. Te tu sei patrigno e fai patrigno. Ehi, per le pastiglie, non t'agita, calmo. Qua patrigno e patrigno, quello vive con me, non vive con te. Tutti i giorni mi chiedo motorino, con casca, parabenza e portafoglio. Tua figlia, non ti offendere, guardi, è una scassambrella, capito? Oh, bello, tu mi fai mia paura, sai. Né te, né quella tigre marcia lì. Ciao, papà. Amore. La mia bianca neve. Mi ha detto Omar che era arrivato. Ah, papà, grazie veramente per aver dato il permesso per il motorino. Allora, senti,
lunedì è tutto confermato. Ci vediamo io e te. La mamma non viene? No, dai, papà, solo noi due. Ma sì, sì, solo io e te. Si torna nella civiltà. Lasciamo questo mondo di circensi, questo mondo selvaggio. Guarda, bellini, questi tre nanetti. Chi tu sei, te, mammolo? I cazzi tuoi. No, tu sei stronzolo. C'è dell'antagonismo. Fa ridere proprio. C'è dell'antagonismo. Allora, Marilyn Monroe, cosa succede? Aspetta, poi arriviamo, che no, ma intanto il circo, no? Voglio sapere se sei un fan del circo, perché onestamente il circo, no, con tutto rispetto, sai che ci sono quelli che, entusiasti e quelli che invece sin da bambini mette malinconia. Tu che bambino eri quando andavi al circo? No, io abbastanza entusiasta, non mi faceva molto ridere mai il clown, mi faceva sempre un pochino di tristezza, però sì, sono molto entusiasta, anzi, io credo che poi... Avendo girato un mese, essendo stato con loro, sì, e avendo creato una famiglia, sì, per sì, quanto famiglia vedi si possa torna, vedi che creare. Torna questo concetto. È vero, è vero. Io penso è già che... una station wagon? No, non c'ho tipo, la, no, non c'ho la station appena wagon. Appena compra station wagon è fatta. Ah, te dici. Sì, allora, sì. Dimmi i passaggi. Cane, station wagon. Che serve per il cane e poi basta. E poi 4-5 seggiolini di quelli obbligatori. 4-5 seggiolini. E poi, dopo il passo successivo qual è? E di solito... 3 milioni e mezzo al mese. Ci sono due possibilità. Una è questa. In lire. No, sono due possibilità. E tutte e due hanno a che fare con i 3 milioni e mezzo al mese, solo che uno li prende e l'altro li dà, dipende da che parte stai, quello cambia la vita, ma insomma. Allora, Marilyn, allora, dicevamo appunto, Marilyn fa il suo ingresso in scena, evocata da questa tuta spiritica, ma è anche l'idea, insomma, di innamorarsi di un fantasma, insomma, c'è anche l'innamoramento per il fantasma, come dire, insomma, sotto la scorza di questo ragazzo, così, di quest'uomo ormai così sereno, in realtà forse c'è anche una parte di te che non avevamo mai capito, mai, non ci eravamo mai accorti, insomma, quest'animo così, così fragile, sensibile. Qual è? Tuo, no, dico, no, l'amore come fantasma, come... Sì, l'amore per antonomasia, ecco. No, per antonomasia, ora lei si chiama... Mary, come si Marilyn, chiama? Marilyn. Non, ecco, sì. Rappresenta l'amore per antonomasia. No, è per Marilyn. Assolutamente. È una orribile cosa. No, no, infatti io non l'ho capito. Ma fa niente, scusa, niente. Ogni tanto ti perdo come sotto le gallerie, capito? Hai già compiuto 45 anni, è quello. Segue le labiali. No, per Marilyn, per antonomasia. No, io... Era facile. No, perché dovete sapere che io sono abituato a vederlo da lì, capito? Di qua. Vederlo di sdietro. No, o mi metto a sedere lì dove c'è Filippa oppure fatico. No, volevo dire se hai perso l'amore. Perché ogni tanto guarda a destra, non so chi sta guardando. La telecamera, quella cosa. È la moglie luce. Forse, cos'è? Volevo sapere se avevi perso la fiducia per l'amore in carne e ossa. No, nella maniera più assoluta. Ecco, anzi, come non l'ha persa Gualtiero Marchesi, che è il mio personaggio. E questa è un'altra domanda, chiama... mi anticipi tutto. Perché, vabbè, perché lui nel film si chiama Gualtiero Marchesi. Si chiama Gualtiero come Marchesi. Il grande chef. Perché? Sì, perché mentre scrivevamo il film con Giovanni Veronesi, ci è venuta una battuta, io chiamo i carabinieri, perché quando lei mi... Compare in casa. Certo. Io penso che sia assolutamente una ladra o qualcosa del genere. Per cui chiamo i carabinieri e gli dico: mi chiamo Gualtiero Marchesi, come il cuoco, ma non sono il cuoco. Sì. Venite subito di corsa perché c'ho una ladra in casa. Poi lei mi spiega invece che, siccome io l'ho chiamata con il cuore, certo, lei può parlare, interagire soltanto con me e soltanto io la posso vedere, e soltanto io ci posso. E, quindi e non i carabinieri. Ti portano via, infatti. E, no, dicevi Gualtiero Marchesi, ma gliel'hai detto? Sì, gli ho telefonato, ho detto: guardi, maestro, io mi vorrei chiamare Gualtiero Marchesi, se lei mi dà il permesso sono contento, altrimenti mi chiamo Gianfranco Vissani. E lui mi ha dato. Andando bene. Ho letto, ma benissimo, ci divertiamo, possiamo parlare per ore. Ho letto nella cartella stampa del film che è la prima volta, non ci ho mai fatto caso, che tu ambienti un tuo film a Firenze. No, ci ho ambientato anche il ciclone. Appunto, ma Firenze città. I laureati. Però diciamo che io ho questo amore infinito e sviscerato per Firenze. Penso che sia la città più bella del mondo. Certo. Portarci dove abiti? A Firenze. Cioè, non c'entra nulla la comodità, diciamo, del fatto di... Ah, cioè scendere in pantofole. Sì, anche un pochino quello. Però portare a Firenze, la città più bella del mondo, la donna più affascinante, ho fatto proprio omaggio, uno più uno. Poi naturalmente una Firenze in cui non si vede...
non si vedrà mai. Non è che fai le scene su Lungarno in Piazza della Signoria, non fai le cose da... Ma è chiaro, cioè, ma figura ti sono fatto passare Monroe sul Ponte Vecchio. Ma ti pare ma che... me ne guarderei bene. Ma certo, ma... Tutte dallo Smannoro, che è la parte proprio della periferica di Firenze. No, no, io invece ho sommato nella maniera più totale le due bellezze. Senti, prima di vedere ancora un'altra scena del film, volevo farti una domanda sulla protagonista, appunto, su Marilyn, la protagonista femminile. Susie Kennedy. Ecco, perché ho letto che vive seguendo in tutto e per tutto le abitudini dell'originale. Totalmente. Penso anzi che spesso e volentieri creda di essere Marilyn Monroe, perché una volta mi ha detto, sai, ho letto il copione, chiaramente, questo sarebbe un film che sarebbe piaciuto molto a Marilyn Monroe. Gli ho detto, perché me lo dice? Lei mi ha detto, se te lo dico, credici. Con degli occhi abbastanza spiritati. Io mi sono guardato indietro, purtroppo dietro c'era Ceccherini, per cui non sapevo se andare avanti o indietreggiare. Cioè, poi c'era Papa Leo sulla sinistra, Pannofino sulla destra. Ho letto che gira su una Cadillac rosa, shocking. Sì, per non farsi, diciamo, lontano, già è identica a Marilyn Monroe. Ma dice, metti che uno abbia un metti dubbio. Che uno ci abbia qualche, diciamo, il canino uguale, che aveva la grande Marilyn. Uno spitz. No, lei c'ha un barboncino genovese, nato vicino a casa tua, proprio accanto, tra te e Ricci, credo sia nato questo... carino. E poi è andata anche dalla vecchia pettinatrice di Marilyn Monroe, che credo abbia 118 anni, per chiedergli i bigodini come li metteva. Io credo che gli abbia detto dove doveva lei, forse, eventualmente. E nonostante, diciamo, nonostante tutto questo, lei ti ha convinto, insomma, sì. E Susie Kennedy? Sì, sì. Ma sì, nella maniera più totale, perché sai come l'ho scelta? Chiedimi. Come l'hai scelta? Letterman l'avrebbe fatta sta domanda. Sì, forse. Come l'hai scelta? Come in inglese? Ah, facciamo la parte in inglese? Ah, sì, sì. Cioè, è arrivato oppure è ancora dietro? Come hai scelto questa protagonista? C'è stato un problema? Già, avrebbe fatto così, guarda. Come hai scelto questa... Lo vuoi in inglese o in francese? Beh, se siamo da lettera devi rispondere in inglese, Io ho fatto l'inglese con la dispensa di Biscardi, per cui non so come verrà. Comunque proviamo. Sì. Dico, come l'hai scelta? Hai fatto un casting, un provino? Ma anche te in inglese? Io non lo so l'inglese, io te lo posso fare. Non so l'inglese, te lo posso fare in francese, se vuoi. In francese. Come vous avez choisi l'attrice? Come hai scelto quindi l'attrice del tuo film? Due deficienti. Due deficienti. Perché... che uno sia deficiente ci sta, ma l'altro che a seconda è più deficiente del primo. Ho aperto il mio notebook. E je suis allé cosa ho fatto? On Google. Sono andato su Google. E già pigé. Ah, era il computer. Già pigé, in effetti, già il notebook. Poi ho digitato. Ma aspetta, perché io parlo io, sento te, non capisco più nulla. Attendessi, vous plaît. Come vuoi che te la faccia? Dopo, prima. No, siccome hai detto che parlavi inglese. Perché tu mi hai fatto la domanda in francese, te la faccio in francese. Sì. Écoutez-moi. Quand je te dis. Ma perché io sento una voce? Ma guarda me tu. Quand je te dis, vai. Quando ti dico vai. No, io a te sto dicendo. E io te lo sto rispondendo. Quand je te dis, vai. Tu vai. Ma fai io. Ok. Vai. Vado. Vai in francese. Vas-y. E vai. J'avais le notebook e già digitato. Avevo sto notebook e allora non ho digitato. Detto vai. Mi fa venire l'esaurimento nel volto. Deformazione professionale. Ce la trovai su Google. E l'ho trovata su Google. Grazie. Prego. Si vu. Je continue. Su Google. No. Ancora, no, ma ce ne si vu sa lei. Ma on, su Google. Sì. Ma me lo dici vai o no? Dopo ti dico anche dove devi andare. Bene. Se vu digite Susie Kennedy, vai. Se digiti Susie Kennedy. Questo si capiva anche in italiano. Anche in italiano, appunto. Il a per le foto di Susie, che è la même chose de Marilyn Monroe. Vai. Foto della Susie, che è proprio uguale a Marilyn Monroe. Grande. Basta. Grande. Bravo. Guardiamo allora la scena del film in cui appare Marilyn Monroe a Leonardo Pieraccioni, senza sottotitoli. Il 18 dicembre al cinema. Ma dopo lo dico. Ferma lì! Che cosa ci fai? Chi tu sei?
prova a indovinare. Come sei entrata? Come sono entrata? Mi hai chiamata tu? È sempre la solita vecchia storia. Fa freddo qui. Chi sei? Togli quella torcia. Chi sei? Accendi la luce. Non c'è luce. È tornata, fidati di me. Sono Mary. E metti via quella racchetta. Non è il momento di giocare. Dal 18 dicembre in tutti i cinema Io e Marilyn con il nostro Leonardo Pieraccioni. Grazie Leonardo, grazie, grazie infinite di essere venuto a trovare. Mi raccomando il canino, Porta anche lui. Pubblicità e fra due minuti Filippo e T. Grazie a Leonardo Pieraccioni, bocca al lupo, buon Natale.